La sonnolenza gli confuse nella mente il ricordo delle battaglie di Sebastopoli e di Odessa, il grido della fanteria romena all'assalto, i cortili di Odessa lastricati di ciottoli coperti d'edera e la bellezza marina di Sebastopoli. Rivide se stesso al posto di comando, in quella nebbiosa sonnolenza balluginavano i vetri del pince-nez del generale Petrov. Il vetro lampeggiante brillava in mille frammenti, e mentre il mare si agitava, la polvere grigia delle rocce frantumate dai proiettili tedeschi pioveva sulla testa dei marinai e dei soldati, si sollevava verso il Monte Sapun. Udiva l'indifferente sciabordio dell'onda contro il bordo del motoscafo e la voce robusta del sommergibilista. Salti! Gli sembrò di tuffarsi nell'acqua, ma i piedi toccò subito la corazza del sottomarino. E poi l'ultimo sguardo a Sebastopoli, alle stelle del cielo, ai fuochi sulla riva. Krylon si addormentò, ma anche nel sonno l'ossessione della guerra non gli dava tregua. Il sottomarino da Sebastopoli si diresse verso Novorossijsk. Egli accavallò le gambe intorpidite. Il petto e la schiena erano fradici di sudore. Il rumore del motore batteva le tempie. All'improvviso il motore tacque e il sottomarino si posò con leggerezza sul fondo. L'afa divenne insopportabile. La volta metallica era opprimente, divisa in quadrati imbullonati. Sentì un muggito sordo, era esplosa una bomba di profondità. Una violenta corrente urtò lo scafo ed egli fu scaraventato giù dalla cuccetta. In quell'istante Krylov aprì gli occhi. Tutto era in fiamme. Vicino alla porta spalancata del fortino, verso il Volga, correva un torrente di fuoco, si udivano delle urla e lo stridio dei cingolati. Col mantello, copriti la testa col mantello, gridò a Krylon un soldato sconosciuto porgendoglielo. Ma, allontanandosi dal soldato, il generale gridò: «Dov'è il comandante?» D'un tratto capì. I tedeschi avevano colpito i depositi di carburante e la nasta incendiata scorreva verso il Volga. Pareva che non sarebbe stato possibile uscire vivi da quel torrente di fuoco. Le fiamme sibilavano alzandosi con sinistri crepiti dal liquido che si spargeva riempendo buche e fosse invadendo i camminamenti. La terra, il fango, la roccia impregnati cominciarono a fumare. La benzina si riversava in neri e lucidi rivoli dal deposito crivellato di proiettili incendiari. Enormi ruote di fuoco e di fumo, sprigionatisi dalle cisterne, si dispiegavano all'intorno. La vita, come aveva trionfato sulla terra milioni di anni prima, la rozza e terribile vita dei mostri primitivi, si scatenava dalle remote fosse sepolcrali, urlava di nuovo, affilava le lame strepitando, fagocitando con avidità tutto ciò che la circondava. Le fiamme si alzavano per centinaia di metri, trascinando nubi di vapore incandescente che divampavano in alto, esplodendo nel cielo. La massa di fuoco era così estesa che il turbine d'aria non faceva in tempo a fornire ossigeno alle incandescenti molecole di idrocarburo e la nera cappa ondeggiante tagliava fuori il cielo autunnale trapuntato di stelle dalla terra infuocata. Era spaventoso guardare verso l'alto quel firmamento zampillante, denso e nero. Le colonne di fuoco e fumo che si elevavano al cielo assumevano talvolta le sembianze di esseri viventi,
presi dalla disperazione e dalla collera. Ora sembravano dei pioppi tremanti, ora delle tremule agitate. Il nero e il rosso vorticavano in brandelli di fuoco, come ragazze scarmigliate lanciate nella danza. La benzina incendiata si propagava uniformemente sull'acqua, trascinata dalla corrente, sfrigolava, fumava, serpeggiava. Cosa stupefacente, in quei terribili istanti, molti soldati riuscirono lo stesso a guadagnare la riva opposta e gridavano: «Di qua, corri di qua, prendi questo sentiero!» Alcuni fecero in tempo a raggiungere 2 o 3 volte il rifugio galleggiante dello Stato Maggiore e tornare alla riva. Nel punto di biforcazione dei torrenti di benzina si era formato sul Volga un piccolo gruppo di superstiti. Degli uomini con giubbe imbottite aiutarono il generale dell'armata e gli ufficiali dello Stato Maggiore a guadagnare la riva. I soldati strapparono al fuoco anche il generale Krivov, che era già dato per spacciato, e sbattendo le ciglia bruciacchiate si fecero strada ancora una volta tra il folto dei rovi verso il rifugio del comando. Gli operatori dello Stato Maggiore della 62esima Armata rimasero in quella piccola sporgenza di terra sul Volga fino al mattino, riparandosi il volto dall'aria rovente, scrollandosi di dosso le faville. Guardavano il comandante d'armata che portava il cappotto militare poggiato sulle spalle e da sotto il berretto esibiva un ciuffo di capelli. Cupo e accigliato, dava l'impressione di essere calmo, di riflettere. Burov guardava i soldati che stavano intorno. Disse: «A quanto pare non bruciamo neanche col fuoco», e si toccò i bottoni roventi del cappotto. «Ehi, soldato col badile!» chiamò il capo del genio generale Ciacenko. «Scava una piccola fossa, che non coli altro fuoco da quella collinetta!» Poi si rivolse a Krivov. «Tutto è cambiato, compagno generale. Il fuoco corre come l'acqua e il Volga è invaso dalle fiamme. Per fortuna che il vento non è forte, altrimenti saremmo andati tutti arrosto».